Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi in compagnia del mio fedele ventaglietto fa un caldo pazzesco, ma direte voi, e chi se ne frega? E lì in tutta Italia e in tutto il mondo fa caldo, avete ragione. Video per farvi vedere una marea di prodotti finiti tra giugno e luglio. Quindi mettetevi comodi, sdraiatevi, gambe alzate per la circolazione, un bel tè freddo oppure anche uno spritz, va benissimo, qualche patatina e chiudete gli occhi e ascoltate la voce della Eli che vi racconta che cosa ha finito. Qui ci sono dentro i prodotti un po' di tutti, i miei, Lucia, qualcosina di Paolo ma pochissimo e forse qualcosa anche di Mattia, vediamo. Qui da parte ho la mia fedele compagna per poter poi dividere e buttare tutto e ci teniamo compagnia in questa afosissima giornata del 2 agosto. Oggi, se ci fosse stato ancora il mio papà, avrebbero festeggiato lui e mia mamma 53 anni di matrimonio. L'anno scorso ho fatto gli auguri a mia mamma e anche l'anno prima che mio papà era morto e mi ha detto che non dovevo più farglieli perché mio papà non c'era. Quest'anno che non glielo ho fatti mi ha detto: ma come mai non mi fai gli auguri? Va bene, mi sono messa anche un cerchiettino carinissimo. Saranno 30 anni che non metto un cerchietto, ma i capelli se non li asciugo col phon vanno dove vogliono loro e se ci fosse qua la Rinella mi direbbe che la mia carapa, la mia, come l'è? Non mi ricordo più, c'è un detto, vabbè, fa niente, se mi viene in mente ve lo ridico, comunque così sono comoda e ritorno la ragazzina ventenne con il cerchietto sulla testa, come mi ha detto mio marito, ma da quanti anni è che non metti più il cerchietto? Ma bando alle ciance, io comincio sempre a chiacchierare, invece dobbiamo cominciare con i prodotti. Andiamo a random, quello che pesco pesco. Allora, queste maschere le ho regalate a Lucia per il suo 18° compleanno, era un pacchetto abbastanza ricco, non ricordo se erano 10 o 12 maschere acquistate su Amazon, sono coreane e a detta della Lucy, perché io non le ho provate, sono favolose, sono molto ricche di siero, lasciano la pelle morbida, dipende poi chiaramente dalle tipologie, morbida, vellutata, rimpolpata, luminosa, e tutte queste cose, quindi ve le farò passare molto velocemente. Queste a lei sono piaciute tantissimo. Queste sono quelle che vi dicevo l'altro giorno quando vi ho mostrato i prodotti che mi hanno inviato da Stylevana. Vi lascio sempre comunque tutti gli sconti sotto nell'info box. Se volete andare a vedere il video, andate a curiosare il video scorso. Sono delle maschere ottime, ottime, ottime. Mi piacciono tantissimo. Sono diverse dalla confezione che avete visto l'altra volta perché queste le ho comprate singolarmente. Che dire, quando le avrò finite sicuramente le ricompro perché per me sono un ottimo alleato contro l'effetto lucido sotto il trucco della giornata, ma anche per riequilibrare proprio il sebo della pelle. Quindi le faccio sia la mattina, se sono a casa il sabato e la domenica, o alla sera. Fantastiche, ottime, le ricompro, sì. Poi ho finito questa schiuma da rasatura che avevo comprato nella mia prima gita al DM. Mi è piaciuta, andando poi a vedere, io ero un po' titubante sulle schiume, non titubante, ma avete in mente, dai, sicuramente chi è vecchio come me ce l'ha in mente, che quando a carnevale, soprattutto da noi, ti dicevano: ah, stai attento che se ti lanciano la schiuma da barba sui capelli diventi pelata. Allora io sono andata a vedere gli inci di queste, della schiuma da barba di mio marito, è un sapone che aiuta ammorbidire la pelle nella rasatura, quindi sfatiamo questo mito, anche se ci fosse arrivata un tubetto di schiuma da barba sulla testa, probabilmente i capelli ce li avremmo ancora, a meno che ci arrivasse proprio piena e ci facesse venire il gibollo. Comunque, ottima schiuma da rasatura che io ho utilizzato anche come schiuma lavante in bagno.
L'unica pecca è che io quando l'ho comprata, questa era l'unica che c'era sullo scaffale, non mi sono accorta che era già rotta e spaccata, e quindi ho fatto un po' più di fatica e ci ho messo un po' di tempo a finirla perché non riuscivo a schiacciarla bene, dovevo... Comunque adesso è finita, mi è piaciuta, sa di cocco, sa di mare, sa di estate, favolosa, non penso ci sia ancora questa, non so se è una limited edition, aspettate che lo vado a vedere, non mi sembra una limited edition, e comunque mi è piaciuta tantissimo. Sempre Lucia ne ha fatte, cioè me le ha consumate tutte lei, io non sono riuscita a usarli. Insomma, i guantini, adesso gli è venuta la mania delle maschere alle mani, le maschere ai piedi, queste di Balea, ottimo, ottimo prezzo, perché mi sono accorta che sia i guantini che le maschere per i piedi, i calzini costano un patrimonio. A lei sono piaciute tanto, speriamo anche che gli faccia passare la voglia di mangiarsi le unghie, ma fa niente. Altra maschera, sempre di un altro pacchetto che avevo comprato su Amazon, sempre per il 18° regalo di 18 anni di Lucia. Queste, anche queste a detta sua, sono ottime, sono le maschere dell'azienda Euniul, presumo che siano coreane perché sono scritte in coreano. Io le ho trovate su Amazon, ho visto che ci sono ancora, sono sempre molto scontate, sono ottime. Dateci un'occhiata se vi interessano. Sempre Lucia ha finito i famosi calzini di Balea, che li lasciano i piedi morbiderrimi, a quanto dice lei. Altra maschera, sempre della stessa casa, della stessa azienda, sempre da Amazon, molto buona. Questa, c'era il burro di shea butter, burro di karité, non mi ricordo, ho detto che era meravigliosa, morbidissima, sembrava di avere quasi un budino sulla faccia e gli è piaciuta tantissimo. Questa invece era mia, sempre della stessa marca, ma non l'ho comprata su Amazon, non ricordo dove l'ho comprata, mi è piaciuta tantissimo, c'era un effetto rimpolpante, favoloso, e poi hanno dei profumi deliziosi, molto floreali, molto delicati, molto da spa, ottime, ottime, ottime. Ho finito questo detergente intimo che avevo comprato al MD. Se non ricordo male l'avevo pagato 1,89 euro o 1,49 euro, non ricordo, perché era in offerta. Ottimo, 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 molto delicato, ne bastava un goccio, fresco, anche molto molto cremoso perché c'è il gel di aloe vera, stupendo, se lo ritrovo lo ricompro ancora, sì. Ho finito il Breeze Invisible Touch 0% di alcol, copertura 48 ore, vero tutto, molto buono, profumo quasi quasi classico floreale da deodorante, vediamo se c'è ancora qualcosa, no, però si sente, no, comunque molto buono, mi è piaciuto, il profumo è al fior di loto. Io sui deodoranti, a meno proprio che ne trovi uno che non mi funziona, mi trovo bene quasi con tutti, quando sono in sconto al Tigotà o in qualsiasi altro supermercato li prendo, prediligo quelli spray e non quelli a roll o quelli liquidi, mi piacciono di più quelli spray, li trovo più comodi e quindi utilizzo questi. Comunque se dovessi ritrovarlo lo ricomprerei. Lucia invece ha finito questa schiuma da rasatura, si è trovata benissimo, e infatti adesso che torneremo in vacanza e andremo al DEM di Bressanone, ne faremo scorta perché lei ne utilizza tantissime. Finito questo scrub corpo di Organic Shop al mango, che dire, lo sappiamo benissimo tutti, li abbiamo provati, prezzi super convenienti, scrub favoloso, vabbè, mamma mia, sì, ciao, vengo lì a farvelo sentire, sentite, buonissimo, vero? C'era dentro anche l'acqua, buonissimi, ottimi, questi quando li prendo sia in offerta che non in offerta, che li trovo in offerta o no, li compro comunque perché sono sempre buoni, e nulla. Questa dovrei avere anche l'altra parte, maschera viso idratante con acido ialuronico e, non vedo più niente, complesso di minerali
effetto rimpolpante e lisciante, io l'ho trovata ottima e oltretutto l'ho trovata molto rinfrescante, come se ci fosse dentro leggermente, leggermente, non effetto ice di quelli che rimani congelata. Ma in questi giorni, nelle ultime settimane di calura, l'ho trovata molto fresca sul viso, quindi è stato molto piacevole, anche a livello così, tattile, a livello, di sensazione sul viso, molto fresca. Mi è piaciuta, sapete che queste per me sono sempre tutte buone, non so se sono io di bocca buona, come si dice, o se effettivamente sono buone davvero. A me piacciono tutte. Finito il mio fantastico Lash Princess di Essence, ne ho già un altro e lo sto utilizzando. Questo per me è uno dei mascara migliori. Adesso ne ho comprato un altro della Essence in un ultimo acquisto di make up e vi farò vedere. Non l'ho ancora provato, in questo periodo non mi sto truccando per niente, ma questo, al momento per me è il migliore dei mascara che io abbia provato. Finita questa spugna presa Altigotà, noi le consumiamo spessissimo, si spaccano velocemente, quindi una ogni 2 settimane, ogni 3 settimane la compriamo. Spugna in pura cellulosa classica, niente di che. Finiti questi dischetti quadrati struccanti di Avilea, sono sempre ottimi, buoni, li trovo spesso scontati e quindi li prendo. Non sto più neanche a dirvi che queste sono buone, lo sapete, mi piacciono tutte, tanto siero, questa era riparatrice, quindi lasciava una pelle molto morbida, quasi come se ci fosse una pellicola sopra che lisciasse tutto bene, mi piacciono sempre tanto, sono per me le numero uno. Finiti altri dischetti di Ebelin Natur, 40 dischetti struccanti bio. Anche su questi, come vi ho già detto più di tanto, io se li trovo in offerta li provo tutti. Questi erano quelli della mia prima incursione all'MD, no, al DM. Lucia ha finito i suoi fantastici cerottini, togli punti neri e imperfezioni, si trova benissimo, anche di questi dovremo farne scorta. Favolosa, favolosa, sembrava di avere una fetta di anguria sulla faccia dal profumo. Un profumo di anguria, ma anche di buccia di anguria, di scorza di anguria. Gli avevo fatto una volta la marmellata alla buccia dell'anguria e mi ricorda tantissimo quel profumo. Ottima, 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 ottima. Buone anche questo concentrato effetto lifting immediato. Sappiamo che è una cosa proprio così molto momentanea, ma se passate una notte insonne e alla mattina vi dovete truccare, avete un incontro importante, avete un appuntamento e volete un effetto lifting istantaneo, secondo me, queste capsuline sono perfette. Io mi ci trovo bene, le uso una volta ogni tanto. Vanno benissimo. Poi Lucia ha fatto questa, l'altra parte è in giro, poi vediamo se la troviamo. Questa maschera capelli che le avevo regalato io, quella con la cuffiettina alla noce di cocco e dall'altra parte c'è la crema. Ha detto che sono molto molto buone e dobbiamo ricomprarle, costano un piccolo patrimonio, ma se le troviamo in sconto tanto meglio. Comunque sono tutte ottime. Abbiamo un sacco di maschere con questo caldo. Ottima, ottima, ottima anche questa. Una maschera in idrogel che mi piace tantissimo come materiale sul viso. Rassodante con estratto di anguria e acido ialuronico. Sono stupende. Sono stupende se poi le teniamo in frigo. Io ne ho sempre 4-5 in frigorifero per quelle serate accaldatissime in cui vuoi un attimo di refrigerio e di ristoro. Sono ottime per il prezzo che hanno e anche non solo per il prezzo che hanno, sono favolose. Poi, finito. Scrub shampoo di Sephora che avevo regalato alla Lucia all'inizio di questa avventura. Si è trovata benissimo. Ha un profumo mentolato. I capelli, quando lo utilizzava,
Buono. Erano molto molto più lucidi, molto molto più puliti, ma non effetto last, cioè li vedevi proprio, erano brillanti, dona una brillantezza, una pulizia accurata da fare magari una volta alla settimana o una volta ogni 2 settimane, perfetto, a un prezzo minimo perché appunto è della marca Sephora e lo consiglio, veramente veramente buono. Che dire, ottimi. Ottimi, ringrazio Elisabetta R per avermeli consigliati, li ho visti più volte da lei e nulla, cioè questa linea è fantasmagorica e infatti ne farò scorta al più presto perché sono tutte buonissime. Io tra l'altro questa avendo i capelli non lunghissimi l'ho divisa in due, quindi l'ho fatta facevo ogni 15 giorni questa che è il trattamento immediato e alternandolo alla maschera, sono fantastiche. I capelli non mi sono diventati, non si sono ingialliti. Adesso a settembre diventerò tutta grigia. Ho preso il coraggio a quattro mani e ho detto alla mia parrucchiera che voglio diventare tutta grigia bianca. Sentirete i commenti della Rinella oltre il video, perché già lì faccio schifo così, figuriamoci se poi divento grigia. Ma niente, sono convinta così. E questa ottima, ottima, ottima. Se avete i capelli decolorati, provatela. Buona. Questa It's Skin, sì, questa l'ho comprata io all'inizio, ne avevo in scorta, mi è piaciuta tantissimo, profumo di melograno favoloso, mi piacciono sempre tanto, io sono un'appassionata di maschere, sapete che ne vado matta. Gel detergente viso di Bottega Verde. L'ha usato Lucia, l'ha aiutata a tenere la pelle pulita, ad averla meno unta, a minimizzare un po' le imperfezioni insieme a tutte le altre cose che sta usando. L'avevo comprato con un mega sconto, ero diventata cliente online e quindi mi avevano fatto degli sconti pazzeschi. Se dovessi trovarlo ancora in sconto lo ricomprerei, adesso ne sta utilizzando degli altri. Il capitano, ovvero Paolo, ha finito shampoo e balsamo 2 in 1 per quei pochi capelli che ha, va benissimo così. Lui si trova molto bene con la marca della Conad Essentia, così dice, ok. Sono veramente prodotti ottimi, validissimi, stiamo utilizzando anche altri prodotti, sono buonissimi. Alterno anch'io i miei shampoo specifici per i capelli colorati con questo, mi trovo benissimo e quindi super super consigliati tutti i prodotti di questa linea. Andiamo ancora alle maschere perché ne abbiamo un botto. Ne abbiamo un botto questa, ragazzi. Mamma, me la sono scritta anche dietro, ottima. Questa sembrava di avere sul viso, a parte che l'ho messa in frigorifero, quindi fresca, pazzesca, stupenda. Sembrava di avere sul viso un bicchiere di latte di cocco, bello denso, lattiginoso, profumato, morbido, estivo, voglia d'estate, una palma lì da parte, una sdraio, favoloso, stupenda, stupenda, stupenda. Devo dire. Buonine, non mi fanno impazzire, non mi fanno impazzire, ma sì, se devo dargli un voto 7, ecco, in confronto alle 10 o alle altre che prendono 9. Sì, non le ricomprerei perché ci sono delle maschere che costano di meno e hanno molto più siero, sono un po' scarsine di sieri, io poi che sono così amante delle maschere belle imbevute. Bubble mask, ma che ve lo dico a fare? Cioè, va bene, ottima, stupenda, effetto panda garantito. Se volete divertirvi, oltre che ad avere un effetto purificante e pulente sulla faccia, non costano poco. Non costano poco, si aggirano dai 4 ai 5 euro. Quindi, se le trovate in sconto, è meglio, però vale tutto. Aspettate che questa dov'è? Ecco, questa era una maschera a mani e anche questa non sono riuscita a farla perché me l'ha sotto gli occhi la Lucy e se le fate tutte lei a settembre farò le maschere a mani, quindi no, se non mi ha detto niente vuol dire che si è trovata bene e che le è piaciuta tantissimo. Queste sono sempre le stesse
maschere che vi dicevo, sono tutte ottime e favolose. Andiamo un attimo articolo, se no vi rompete le palle. Vichy Acqua Thermal, non la ricompro, non mi è piaciuta. Erogazione orrenda, sembrava di fare una doccia senza essere nella doccia. Un po' difettosino forse l'erogatore, ma no, non la ricomprerei assolutamente. Forse mi sono abituata troppo bene ad altre mist, ma anche no. Allora, quando la spruzzate sentite un po' l'effetto salatino dell'acqua, tutto quello che volete, però appunto mi facevo la doccia ogni volta che la utilizzavo, quindi non la ricomprerò. E vabbè, sempre loro. Questa è una maschera alla bava di lumaca in idrogel di Lucia, fatta anche questa. Ma ragazzi, di Frudia o di Frudia? Mamma mia, che spettacolo! Ottima. Non ricordo se l'ho presa su Nuvole di Bellezza o da qualche altra parte, ma se la trovate, provatela, perché profumo di miele, profumo di latte, profumo di caramella, zucchero filato, non so che dire, un profumo molto gourmand, molto dolcioso, cicciottoso, coccoloso, e sulla pelle un effetto favoloso. Tra l'altro ricordo che c'era tantissimo siero dentro, che sono andata avanti forse per 4 giorni a metterlo alla sera. Favolosa, stupenda, ottima, ricomprare, sì. Questa l'ho fatta io, non mi è piaciuta. Ne ho alcune di questa linea, di questa casa cosmetica. Bah, non so se era un po' vecchierella, se scusate, se era un po' vecchierella, se era un po' asciuttina, non mi ha detto niente. Ne ho delle altre, le provo, se non mi piacciono vuol dire che è proprio lei che è così. Altra maschera per i capelli utilizzata da Lucia, Grapefruit Pompelmo, favolosa, ha sempre questo disegno come cuffia, le ha tenute perché sono proprio carine, poi sono riutilizzabili, sono anche un bellissimo pensiero così come regalo, come sorpresa. Questa maschera ai broccoli e questa maschera al tea tree, sempre le solite, hanno anche dei pack molto molto easy, molto fini, mi piacciono tantissimo e a detta di Lucia sono anche molto molto buone. Altro pacchettino di cerottini. Allora, maschera viso purificante, le ho fatte di Delidea, è la prima che provo. Allora, a me dava l'impressione che si sentisse tantissimo l'alcol quando la spalmavo. Non mi dava particolarmente fastidio, però si sentiva il profumo dell'alcol. Quindi, buono l'effetto finale, poi quando la lavate, la sciacquate, la pelle rimane morbida, molto, molto purificata. Però se vi dà fastidio il profumo dell'alcol, io lo avvertivo abbastanza, quindi magari fatemi sapere se anche voi l'avete provato o se magari il profumo in generale di questa maschera, però io lo sentivo particolarmente. Poi, maschera per capelli con idrolizzato di semi di moringa, giusto, moringa, e questa è della... Scusate, ma qua mi stanno scendendo le goccioline. Oh ragazzi, che meraviglia! È della Ecos, che è prodotta da Pierpaoli. Mi è piaciuta. L'ho fatta anche questa in 2 volte perché i miei capelli non sono lunghi e quindi ho paura poi di appesantirli avendo i capelli grassi, anche se adesso con il colore si sono molto molto asciugati. Una buona maschera. Io la maschera dei capelli la faccio appunto una volta alla settimana, alternando magari quella per i capelli colorati alle altre normali, niente di particolare. Crema profumata per il corpo rosa purpurea, era un campioncino che mi sono portata a Trieste, mi è piaciuta tantissimo, un profumo delizioso, e voglio andare a sentire il profumo, è dell'erbolario
Voglio andare a sentire il profumo e eau de parfum per capire se ha la stessa intensità. Mi è piaciuta proprio, proprio tanto. Buona. La ricompro se dovessi aver bisogno con tutte le creme che ci sono. Doccia peeling di Balea non mi è piaciuto, no. Mi è piaciuta l'azione scrubbante del peeling, anche se è molto 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 leggero, ma va bene. Non mi è piaciuto il profumo. Io non so se il profumo della mandorla e della vaniglia così, ma profumo di plastica. E quindi ogni volta che lo facevo volevo finirlo, ma una fatica, cioè sto odore non mi piaceva, non mi è piaciuto. Mi è piaciuto il profumo, mi è piaciuto l'effetto scrubbante, anche se è veramente molto molto leggero, un peeling leggero. Io di solito quando ho questi, che sono anche dei doccia, fanno anche un po' di schiuma, faccio uno scrub all'inizio e poi passo un bagno schiuma. Questo non lo ricompro, no. Poi, e qua c'è la fiera delle maschere. Ottima, Geomar, ottima, ottima, ottima. Ho appena scoperto questa, mamma ragazzi, tra il caldo e la vecchiaia. Sono molto chic. Allora, maschera in tessuto idratante, azione intensiva 15 minuti per una pelle fresca e luminosa con alghe marine ed estratto di giglio. Mi è piaciuta davvero tanto. Ne ho altre da provare e sicuramente le ricompro. Queste le trovo spesso in sconto e quindi perché no? Questa, un'altra di questa marca qui, Ace Q, non mi piacciono tanto. Erano in offerta qualche tempo fa al Tigotà, non so se perché erano vecchie o erano scadute, ma comunque non mi sono piaciute. Non vi dico nulla, top number one. Poi, sempre provate da Lucia, e vi posso solo dire che lei ha detto che sono ottime. Penso che abbia finito tutte le maschere che gli ho regalato, si è fatta un botto di maschere. Maschera in tessuto con tè matcha. Allora, questa non mi era piaciuta perché mi cadeva dalla faccia, cioè aveva una forma molto molto piccolina e ogni 3x2 dovevo stare lì a ritirarla su. È vero anche che le maschere sono fatte per essere fatte quando sei sdraiata, quindi non è che posso pretendere di mettermi la maschera e poi di fare le pulizie o di scopare il pavimento, di passare l'aspirapolvere, però questa cadeva proprio proprio tanto, quindi è stata un po' fastidiosa. Maschera viso al cocco e maschera viso di sempre di Sephora alla Pomegranate. L'ho detto prima, non mi ricordo più. Ok, vediamo. Non c'è neanche scritto in italiano, ma scusate perché non mi ricordo, fa niente. Le ha fatte Lucia, a lei sono piaciute, però vabbè. Ne fa talmente tante che top. Vi avevo già detto che questa linea è questa a più. Avevo provato quella al latte normale, questa è latte cacao, sembra di avere sulla faccia un cioccolato cappuccino, favolosa, lascia la pelle morbidissima, morbida, morbida, super idratata. Le avevo comprate da Nuvole di Bellezza, le ricomprerò certamente sì. Poi ho finito una micro essence di, qua dai che cominciate a ridere, Poon Jang Yul. L'ho presa così piccolina perché l'altra era forse 100 o 200 ml e ciao, a me piace cambiarle. Marchio coreano, ottimo, lasciava la pelle veramente molto molto idratata, era quasi un siero più che una essence, mi è piaciuta tantissimo. Non ricordo più dove l'ho comprata. Seconda perché era troppo buona, favolosa, non ve lo ridico più. Balea, mamma mia. Detergente, peeling e maschera 3 in 1. Buono, l'abbiamo fatto insieme io e Lucia,
Non aggressivo, molto delicato, è con acido salicilico, argilla rosa e zinco, pulisce bene la pelle, non l'aggredisce, la lascia bella asciutta. Niente, ottimo poi per i prezzi che hanno, devo dire che sono assolutamente ottimi. Dovessi ritornare al DEM, ritorno, lo compro, se lo trovo. Vabbè, ciao. Questa, ragazzi, lo so che ne avete sentito parlare benissimo, ma questa non è una maschera, questo è un lusso sul viso, stupendo, stupendo, stupendo. Una, cioè, ciao, in coreano vediamo, non saprei dirvi che cosa ci sia scritto, ma fidatevi. È un siero ai galactomiceti e fantastica, mi è piaciuta tantissimo, ne ho altre due in scorta. Le ricomprerò, sì. Questi sempre utilizzati da Lucia ma anche da Mattia costano un patrimonio e secondo me non valgono come quelli di Balea. Finito, finito, finito il mio amatissimo booster fortificante di Vichy all'acido ialuronico. Sicuramente lo ricompro, sì. Volevo provare qualcos'altro di simile, ma questo fa parte dei top dell'anno, assolutamente. Quindi poi lo dovrò tirar fuori per non buttarlo via. Grazie alla Simona di Beauty Passion ho scoperto questa meraviglia. Porca miseria, finisce troppo alla svelta. Luxe Creme Sorbet Body di Eterea. Favolosa, favolosa, con questo caldo ci voleva proprio qualcosa di spray, di leggero, si assorbe subito, ha un profumo meraviglioso, la pelle rimane elastica, levigata, tesa, vabbè non fa miracoli, nel senso che non sono diventata Claudia Schiffer come potete tranquillamente vedere, ma è un portento e l'avevo comprato con un forte sconto verso Pasqua e me l'ero fatta come regalo di compleanno da parte di mia mamma senza che lei lo sapesse. Favolosa, favolosa, grazie Simona che ci dai sempre tanti consigli per la nostra carta di credito, però questa è davvero buonissima, buonissima. Lo sto scherzando con la Simona perché ci prendiamo un po' in giro, no? Lei quando deve lavare i piatti e io quando parla di tutte le creme, tutte le cose che compra per me è una fonte di informazione notevole, però davvero è un ottimo prodotto, ottimo, ottimo, ottimo. Se avete l'occasione di provarlo, provatelo, lo ricomprerò se c'è in sconto, sì. Poi, questa è una crema che ha finito Lucia. E gli è proprio piaciuta, non c'è nulla, vuol dire che proprio è stata lì a scavare e ha pure pulito. Brava Lucy. Di Bottega Verde, mela verde qui, kiwi per pelli miste e grasse. La utilizzava alla mattina, l'ha utilizzata praticamente, sì, fino a quando è finita la scuola, perché poi è finita. Gli è piaciuta, mi ha detto se gliela ricompro, quindi ok. Aveva proprio un bel colore verde, verde, mela verde. Mi è piaciuto tantissimo questo spray corpo di BioPoint Body Care, crema corpo Express, è vero, non si faceva in tempo a spruzzarla che era già assorbita, quasi da non riuscire a spalmarla, ottima. L'avevo trovata in forte sconto al Tigotà perché non so se hanno cambiato il pack o se l'hanno proprio tolta di produzione, devo andare a rivedere, adesso ne sto utilizzando altre due. Setificante, è vero, è vero, è vero, la pelle è liscia come la seta. Ottimo, mi è piaciuto tantissimo, davvero davvero tanto. Ricomprare se lo trovo, sì. Vabbè, io ve lo faccio vedere. Nel senso che ho trovato. Allora, calma, rifacciamo. Io prendo degli integratori per il dolore alle spalle, per i dolori articolari che sono usciti in questi ultimi 2 anni. E il mio medico mi aveva detto di prendere questo integratore, attenzione, io non sono un medico, non vi sto dando un consiglio, vi sto soltanto dicendo che io mi sono trovata bene, quindi se voi voleste provare per i problemi che avete un integratore di questo tipo, chiedete al vostro medico o al vostro farmacista se vi danno l'ok, lo fate, altrimenti ok. Io ve lo segnalo solo perché io ho trovato un enorme beneficio nel mio braccio da quando ho cominciato a prendere 2 volte al giorno questi integratori, che il braccio non mi fa più male.
Ok, c'è scritto funzionalità articolare, integratore alimentare e di erba vita e contiene la boswellia, serrata. Boswellia. Allora, non vedo assolutamente nient'altro. E nulla, le mie articolazioni hanno detto grazie. Quindi prima l'ho comprato in farmacia e costava il triplo. Ho trovato sulle farmacie online, le parafarmacie, sia questi che il magnesio normale che compro in farmacia che costa un patrimonio da lasciarsi le vene. Io adesso compro solo sulle parafarmacie. Questo l'ho pagato un terzo di quello che costava in farmacia. È la stessa marca, è la stessa cosa. Non so come facciano, ma comunque è così. E io mi sono trovata bene. Attenzione, non è un consiglio medico mio. Ottimo, mi è piaciuto un sacco. Questo deodorante di Dove. Non sono mirtilli questi qua, secondo me. Cosa dice? Non lo so, non dice nulla. Go Fresh. Sì, ha le bacche di Acai. Acai Berry e Waterly Scent. Traducete voi che siete più bravi di me. Mi piace, lunga durata, non macchia, buon profumo, Dove è sempre una garanzia. Di questi ne ho comprati 6 o 7 perché erano scontatissimi a 1,60 euro, 1,70 euro. Al Ticotà di solito costano sui 3 euro. Fucilata. Finito anche questo. Siero agli alfa idrossiacidi, peeling 5% niacinamide bassa, però 6% alfa idrossiacidi. Io lo mettevo alla mattina sotto il trucco, è di Balea, piccolo prezzo, mi è piaciuto tantissimo, su di me ha fatto effetto. Lo ricompro? Sicuramente sì. Vado veloce perché sennò qua stiamo andando per la lunga. Freshness Body Wash Gel Doccia Nutriente Organic Lime e Organic Lemongrass con citronella e lime bio. L'avevo comprato sempre nella mia prima scorribanda al DM e di Lavera, buono, profumato, molto fresco. Si sente tantissimo il lime e la citronella. Peccato che l'ho finito prima di questo caldo, comunque ottimo. Se dovessi ritornare e ritrovarlo, sì, potrei ricomprarlo. Poi, ma ascoltate, cioè, le maschere di Frudia, 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 io penso sono favolose. Questa sembrava di avere un pezzo di ghiacciaio sul viso. Non congelante, non fastidioso, ma fresca, 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 ottima. Una hair mask 24 Snow, buonissima, mi è piaciuta tantissimo, la ricomprerò assolutamente sì, quando ho finito le 750 maschere che ho in scorta e che saranno sempre in scorta perché ne troverò di nuove. Balea, acqua micellare con estratto di fico d'India, 400 ml senza profumo per pelli delicate e sensibili, ottima, ottima, ottima. Questa me l'ero fatta comprare dalla mia amica Marina che me l'aveva spedita da Bolzano. È favolosa, buonissima, molto delicata, strucca molto bene. Se la dovessi ritrovare la ricomprerei assolutamente perché aveva un prezzo assolutamente stupido. Punto. Non ci soffermiamo perché ve le ho già fatte vedere, mi piacciono ma non più di tanto. Tropical Tentation era, devo farvi anche il video dei profumi, ne ho comprati, buoni. Tropical Tentation di Yves Rocher, freschi frutti, qua dice, mi è piaciuto, me lo tengo segnato perché adesso è tardi, ne ho tanti da finire estivi, ma lo voglio prendere, mi è proprio piaciuto tanto. Molto fresco, molto delicato, non troppo intenso, non troppo aggressivo, che poi d'estate dà fastidio. Mi è piaciuto tanto. Mi piace anche l'idea del fazzolettino imbevuto di profumo che fa Yves Rocher, ma anche qualche altra casa, perché poi ce lo si spalma sulle braccia, sul collo e perdura, persiste abbastanza. Buono. Poi,
sempre di Bottega Verde e sempre fornita da Lucia e sempre deve essergli piaciuta un botto perché è pulita e non è da Lucia a pulire. Bottega Verde, argilla e carbone vegetale, maschera viso detox illuminante. Anche queste gliele avevo comprate tutte in quel famosissimo ordine online, super mega scontato. Era una maschera da applicare con il pennello, da lasciare agire 10 minuti, un quarto d'ora, nera con il carbone e buonissima, a detta sua, perché mi ha detto di ricomprargliela. Finito, The Repair Hero, buoni. Questa è stata la mia prima esperienza con dei prodotti coreani, la mia prima linea acquistata, e sono stata fortunata perché mi sono piaciuti davvero davvero tantissimo. Un siero alla niacinamide, ai probiotici, io questo lo applicavo alla mattina sotto il trucco e mi andava ad opacizzare tantissimo poi comunque il viso per tutta l'intera giornata. Mi è piaciuto tanto, è finito. Lo ricomprerò, potrei anche sì, ma ne ho talmente tanti in scorta che al momento no. Finito anche il The Purify Hero, anche questo mi è piaciuto tanto, sempre della stessa linea. È un siero esfoliante ai beta idrossi acidi naturali e anche questo mi è piaciuto. Questo lo utilizzavo alla sera. Nulla da dire, anche questo potrei ricomprarlo assolutamente sì, ma ne ho tanti e nuovi da provare in scorta che probabilmente passerà un po' di tempo. Sephora Gommage Éclat Visage, questo l'ha finito la Lucy, non vi so dire nulla perché non mi ha detto nulla, gliel'avevo regalato un gommage per il viso. Poi questa Balea maschera rigenerante al latte e miele, ottima, 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 molto nutriente, molto ricca, lascia la pelle morbidissima, lascia la pelle luminosa, profuma di latte e miele, avete in mente quello che bevete d'inverno. Poi io ci aggiungevo un po' di cognac, ma perché arrivo da una famiglia che d'inverno si riscaldava così, però a parte la battuta, proprio il profumo di latte e miele ed è una meraviglia sulla pelle, queste maschere è stupenda. Questa è la parte dell'altra maschera. Finito questo gel freschezza purificante alito fresco di Conad, l'altro non so più, ne avevo finito anche un altro ma mi sa che mi è caduto da un'altra parte, ve lo farò vedere la prossima volta. Buoni, sono buoni, noi prendiamo spesso questi di Conad, sono profumati, freschi, niente di particolare, con i dentifrici ci troviamo tutti d'accordo. Finita questa maschera ai capelli al cocco, tutti i tipi di capelli, buona, profuma tantissimo di cocco, una noce di cocco sulla testa, se vi piace questo profumo è da fare, vi lascia i capelli molto nutriti, anche più vigorosi, più al tatto, più spessi, non so come dire, buona. Questa è di Biolis Natura, che è un marchio che sto apprezzando tantissimo e sto provando un po' di cosine, devo dire che sono ottime. Finiamo in bellezza, questa è favolosa, l'ho comprata con i saldi che c'erano i 2x3 da Kiko, è una maschera olografica. Quando ce l'avete su fa tutto un effetto strano, ma è veramente meravigliosa. Questa è Myosotis, è il fiordaliso, sì, perché Myosotis, agli stati di Myosotis, fiordaliso Myosotis, non è mica il non ti scordare di me, no, sto dicendo una stupidata, vabbè, comunque, ottima, buona, se dovessi trovarla in sconto la ricomprerei sicuramente. Questa l'ha fatta Lucia, non mi ha detto nulla, quindi non saprei dirvi, però è finita. Questa è una maschera piedi, giusto? Aspettate che vado a leggere. Sì, sono i calzini piedi di Sephora e se li ha fatti Lucia, ovviamente. Finiamo in bellezza con la mia solita chicca di Essence, Hello Good Stuff, non è di Essence, è Essence questo.
Non vedo più niente. Mi pare che sia Essence. Favolosa. Sì, mi pare di sì, perché ho tutte anche le altre. È vero che, come dice la Simo, ci si fa un po' la doccetta, ma con questo caldo va anche bene. Un profumo spettacolare. Adesso. Un profumo buonissimo. Floreale, si sente la camomilla e il tè verde, buono, ottimo. C'è anche il tea tree, quindi io me la mettevo alla mattina come mist prima del trucco. Mi è piaciuta davvero tantissimo. Sto sudando pazzescamente. Io vi saluto ondeggiando il mio ventaglietto orientale. Spero di ritrovarvi presto con qualche altro video o dei libri da presentarvi, 2 o 3 ordinini che ho fatto. Uno, ho fatto un ordine da Tigotà online con qualche novità, perché c'erano degli sconti particolari che a Tigotà non c'erano. Quindi da qui a 15 giorni vi monterò un po' di videuzzi. Nel frattempo, se non mi sciolgo prima alla sera, quando c'è un po' di frescura, guardo i vostri. Sono a rilento, ma perché, ragazzi, io cioè con questo caldo non riesco a stare al PC, davvero, e capisco anche voi, quindi voi prendetevi tutta la libertà di guardarmi di guardare i miei video, guardatevi lì, appuntate, questo poi sarà lunghissimo perché avevo un botto di roba da mostrarvi, quindi erano tutti i prodotti finiti di giugno e luglio, con quelli di agosto ci rivediamo a settembre sicuramente. Vi saluto, vi auguro buona settimana, ultima settimana di lavoro, ultima settimana infernale, stiamo facendo il trasloco e pensate voi che fare il trasloco di un'utensileria che vende minuteria metallica è un incubo. Penso ci sia la Lucia o qualcuno dall'altra parte che sta per entrare, quindi vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!